Benvenuti amici in questo nuovo video e bentornati sul mio canale YouTube. In collaborazione con Lux Metal ho piacere di presentarvi un set per lucidatura metalli e non solo, con un rapporto qualità-prezzo ragazzi spettacolare. Riuscirete ad ottenere risultati altamente professionali a casa vostra. Si tratta di un set completo di 7 dischi e 7 paste con una granulometria differente fra di loro. Perché? Perché con questi dischi potremo andare a rimuovere della ruggine, dell'ossido su dei metalli e non solo, ve lo ripeto ancora, e non solo, perché vi farò vedere poi in altri video altre lavorazioni con questi dischi. Li utilizzeremo tantissimo. Chi è amante del fai da te non può non avere in casa questo set. Capirete poi man mano che vedrete il video tutte le operazioni che si possono fare con questi dischi. E vi dicevo, ci sono varie granulometrie, quindi potremo andare a rimuovere dei metalli ossidati arrugginiti, oppure potremo andare a fare una lucidatura a specchio direttamente su un metallo, ovviamente con una grana molto più fine. I dischi che mi hanno fornito sono esattamente 7. Partiamo da un disco A con la sua relativa pasta A. Vi ricordo ancora una cosa, ogni disco ha una colorazione e la relativa pasta idem, e c'è anche una lettera alfabetica, quindi non potete andare a mischiare le paste disco A con un'altra pasta, perché ragazzi c'è la lettera corrispondente. È anche vero che possiamo andare magari ad utilizzare una pasta con una granulometria un po' più fine su un altro disco un po' più abrasivo e viceversa. Ovviamente non possiamo andare a mettere il disco quello più abrasivo con la pasta finissima, perché non servirebbe ragazzi a nulla. Quindi vi ripeto, 7 dischi, ognuno ha un compito ben diverso. Insieme al kit vi lascio poi ragazzi sotto nella descrizione del video il link di Lux Metal, perché potete andare a scoprire altri prodotti che hanno. Vi forniscono anche questo comodissimo supporto per il trapano, perché ragazzi, per mandare in rotazione questi dischi non avete per forza bisogno della classica mola da banco, potete utilizzarlo anche con un semplicissimo trapano. L'importante, io vi sconsiglierei quelli a batteria, l'importante è che dobbiamo stare sui giri tra 2500 e 3000 RPM. Vi danno quindi in dotazione questo comodissimo supporto con questo anello che serve proprio per andare a fissare il mandrino del trapano, diametro 38-40 mm, quindi montiamo questo supporto nel trapano e fissiamo il tutto con questa vite direttamente al bancone di lavoro. Quindi rendiamo il nostro trapano, io utilizzerò questo vecchio trapano qua che è di mio papà, lo andremo proprio a fissare sul bancone e andremo a montare il nostro disco con questo supportino qua, che ha una filettatura rovescia proprio perché deve ruotare il dado lo stringiamo nel senso opposto in cui andrà a ruotare il disco, perché altrimenti si svitterebbe. Quindi adesso andiamo a montare il supporto sul bancone e venite vicino che vi spiego velocemente tutte quante le caratteristiche delle paste e dei relativi dischi. Vi consiglio anche inoltre ragazzi di utilizzare quando facciamo questa operazione un paio di guanti e perché no un paio di occhiali, perché quando il disco andrà in rotazione potrebbero partire dei micro pezzi che potrebbero andarci a finire negli occhi. Quindi la sicurezza innanzitutto quando utilizziamo prodotti professionali come questi. Complimenti personali a Lux Metal, perché ragazzi io ho fatto dei test, infatti se notate i dischi sono anche già un po' anneriti. Bellissima la qualità dei dischi, ogni disco ha una cucitura, ve lo faccio vedere da questa parte, ha una cucitura a spirale. Perché a spirale non concentrica? Perché man mano che il disco si usura, quando andremo a utilizzarlo per andare a lucidare i metalli, eviteremo l'esplosione del disco se fossero delle cuciture concentriche. Invece così man mano che il disco si consuma, praticamente i fogli di cui è composto il disco rimangono sempre uniti fra di loro. Venite vicino che vi spiego tutte le caratteristiche delle paste e dei dischi. Ecco il set completo di dischi con le relative paste prodotte da Lux Metal. Partiamo dal disco A, è un disco fatto in cotone sisal. Vi ricordo che il sisal è un materiale che si trova in natura, credo dalle parti del Messico, e viene utilizzato circa dal 1800, e quindi ha un grande potere abrasivo.
E quindi questo disco è stato studiato a strati alterni fra cotone e sisal, proprio per andare ad eliminare tutte le parti ossidate, la ruggine, e quindi togliere anche l'annerimento dei metalli. Quindi con questo primo disco andremo a fare proprio una sgrossata. Vi faccio notare ancora una volta la cucitura a spirale, proprio per permettere la corretta usura uniforme del disco. Qual è la pasta che andremo a utilizzare con il disco A? Beh, ovviamente la pasta A, che è questa qua. La pasta A è una pasta super hard, quindi una pasta per una prelucidatura. Il suo composto grasso ha un forte potere abrasivo di taglio. Qua siamo con una granulometria tra 280 e 300 e otterremo un grado di lucentezza pari a 2/3. Ed ora passiamo velocemente al disco B. È un disco soft, formato da cotone trapuntato, molto pregiato. Anche qua possiamo andare a lucidare alluminio, acciaio, inox, ferro, ottone, rame, bronzo e leghe. Anche qua abbiamo la classica cucitura a spirale per permettere una perfetta usura del disco uniforme. Con questo disco qua inizieremo ad ottenere una prima lucidatura. Quindi disco in cotone, qua sono più strati tutti di cotone. Non incontriamo più il sisal, quindi abbiamo un potere abrasivo leggermente inferiore, proprio perché stiamo iniziando la fase di lucidatura. Qual è la pasta del disco B? Beh, ovviamente, facilissimo ragazzi, la pasta B. Quali sono le caratteristiche di questa pasta? È un composto secco, quindi non preoccupatevi se quando andate ad impastare il disco noterete delle polveri che scendono giù dal disco, perché è tutto quanto normalissimo. Qua, con questa pasta qua, riusciremo ad ottenere un grado di lucentezza pari a 7 e abbiamo una granulometria pari a 500. Avremo una migliore lucentezza e una brillantatura con una lavorazione con dischi in cotone trapuntato sciolto, flanella o disco di feltro o addirittura di lana. Quindi questa pasta possiamo andarla a utilizzare con altri tipi di dischi che adesso andremo a vedere. Disco C, questo è fighissimo ragazzi, perché qua siamo sul super soft. È un disco non più a cucitura spirale ma a cucitura centrale. Perché? Perché quando va in rotazione abbiamo la possibilità di entrare nell'anima del disco per ottenere un grado di lucentezza veramente a specchio e riusciamo ad ottenere veramente dei risultati veramente professionali. È un super soft cotone morbido, infatti guardate, al tatto è veramente morbidissimo. Non preoccupatevi ragazzi se notate questi sfilacciamenti, perché il disco man mano che lo utilizzate si assesta sempre di più e questi sfilacciamenti qua sono normali e poi spariranno. Qual è la pasta che utilizziamo col disco C? Semplicissimo, eccola qua. È una pasta quindi super fine, anche qua è un composto molto secco, è ottima per la rimozione dei micrografi e per la super lucidatura a specchio dei metalli, come acciaio, inox, alluminio, ferro, ottone, rame, bronzo e leghe per lucidare tipo le cromature. Va bene anche per l'oro e per l'argento. Quindi ragazzi, questi set di dischi potete utilizzarli anche per andare a lucidarvi la gioielleria di casa. Qua abbiamo un grado di lucentezza pari a 9 e abbiamo una granulometria più alta, infatti siamo a 600. Infine abbiamo il disco FL. Il disco FL quindi è un ultra soft, è un cotone flanella. Anche qua abbiamo, vi faccio notare, la cucitura centrale proprio per permettere di entrare con il particolare quando il disco è in rotazione, poi vi farò vedere un po' all'interno del disco per avere una lucidatura. Ragazzi, qua siamo a specchio veramente, perché con la sua relativa pasta, con questa qua che è la FL, che è una pasta ultra fine, anche qua abbiamo un composto secco, è ottima per la rimozione dei micrografi e per togliere gli aloni, quindi avere una ultra lucidatura. Va bene anche per la plastica, per il plexiglass, per il Lexan, l'ABS, il legno, il marmo e le pietre. Quindi come potete notare è vastissima la gamma di applicazione dei dischi e delle paste. Qua abbiamo una granulometria pari a 700 e abbiamo un grado di lucentezza pari a 10, ragazzi, pari a 10. Passiamo adesso ai dischi superiori. Partiamo con il J. Questo qua è un disco che ha la particolarità
di essere realizzato con dei dischi cuciti fra di loro sempre a spirale per permettere la corretta usura del disco in jeans. Perché in jeans, ragazzi? Perché il jeans ha un'incisione maggiore rispetto al cotone B. Quindi quando siamo andati a sgrossare con il disco A, se notate che sul metallo che avete lucidato ci sono dei micro graffi che non riuscite a togliere con la B, con il J e con la sua relativa pasta riusciamo ad eliminare queste imperfezioni. Qual è quindi la pasta per il disco J? Beh, ovviamente questa qua è una pasta con la stessa lettera del nome del disco, è una pasta quindi medio fine. Qua abbiamo una granulometria pari a 400 e otterremo però una lucentezza, quindi un grado di lucentezza pari a 6. Quindi direi che riusciamo decisamente bene a togliere tutti i graffi della Super Hard. Poi abbiamo, ragazzi, il disco Z. Il disco Z, questo qua, è l'ultra hard perché è composto soltanto da spicchi di sisal. Anche qua non so se si nota dalle riprese, ma c'è una cucitura a spirale, sempre per il solito motivo che oramai abbiamo capito. La sua relativa pasta è una pasta secchissima, è la Z. Non preoccupatevi se all'inizio, quando utilizzate il disco Z, si rovinerà un po' sul bordo, ma proprio perché il disco deve assestarsi insieme alla sua pasta durante la fase di lavorazione. Dopodiché, una volta che si usura normalmente, diventerà omogeneo in tutta la sua circonferenza. È un disco veramente, veramente, ragazzi, al tatto, questo qua rimuove veramente l'impossibile. Quindi ottimo per rimuovere ruggine e per andare ad asportare veramente quelle croste sui metalli che altrimenti sarebbe impensabile andarle a togliere a mano. Questa è la sua pasta. Stiamo parlando di una pasta ultra hard per la sgrossatura dei metalli. Qua avremo, ragazzi, una granulometria pari a 220 e ovviamente un grado di lucentezza basso pari a 1/2. Poi abbiamo il disco K. Questo è un disco medium hard in lana, feltro, trapuntata. Questo è un disco lucidatura o pre-lucidatura in lana, feltro, trapunta ed è indicato per la lucidatura a specchio. È perfetto in sostituzione del disco per lucidare in sisal nei casi in cui il particolare da prelucidare non sia particolarmente rovinato su metalli, acciaio inox, possiamo usarlo sul cromo, sulla cromatura, sull'alluminio, sul ferro, sull'ottone, addirittura sul rame, sul bronzo e sulle leghe e anche sull'oro. La ruota si comporta comunque come un disco in feltro di lana pressata. Anche qua notiamo la cucitura a spirale e la sua relativa pasta è la pasta K. Eccola qua, la pasta K è una medium hard, pre-lucidatura, sgrossatura dei metalli. Questo composto, ragazzi, è leggermente grasso perché ha un medio potere di taglio. Il suo grado abrasivo è indicato per le imperfezioni dalle superfici leggermente graffiate, quindi riesce a rimuovere i graffi e una ossidazione molto leggera. Qua stiamo parlando di una granulometria pari a 350-380 e abbiamo un grado di lucentezza pari a 4. Vi faccio vedere anche la staffa di supporto al trapano che Metalux può fornirvi. È una figata perché la staffa AC è quella che andremo ad incastrare sotto il bancone. Poi giriamo la vite di fissaggio e quindi rendiamo solidale la staffa AC al nostro bancone. Qua andremo ad inserire la testa del nostro mandino del trapano. Diametro direi che siamo tra, grazie a questo anello in plastica, siamo ad una circonferenza pari a 38 massimo 43 mm, direi la misura standard di qualsiasi trapano che troviamo in commercio. La figata di questa staffa è che possiamo andare ad inclinare a 90 gradi tutto l'asse del mandrino e poi possiamo anche ruotare di quel che vogliamo il mandrino stesso. Questo ci permette una lucidatura in tutte le posizioni, quindi
riusciremo a raggiungere anche le posizioni quelle più difficili. Quindi non è una posizione classica fissa dove c'è il disco rotante che gira sempre soltanto in una posizione, ma abbiamo la possibilità di andare a muoverci come vogliamo. Adesso lo installiamo sul bancone e vi faccio vedere come si monta il disco sul mandrino del trapano. Mettiamo quindi la staffa C sul bancone, avvitiamo la vite. In questo modo qua abbiamo reso solidale la staffa al bancone. Adesso andiamo ad inserire il trapano. Ci danno in dotazione anche la chiave a brugola per andare a stringere la vite di fissaggio. Io stringo in modo tale da avere il mandrino in posizione orizzontale rispetto al bancone. Adesso prendiamo il trapano e lo inseriamo. Se vedete che sforza ad entrare, basta semplicemente prendere un cacciavite a taglio, ragazzi, fare una leva così per aprire di più la forchetta, e andiamo appunto ad abbracciare il corpo centrale del mandrino del trapano. Adesso ci danno anche qua in dotazione la chiave a brugola, quindi non dovete comprare assolutamente nulla, andiamo a stringere bene. In questo modo abbiamo reso solidale la staffa che ci fornisce Lux Metal con il nostro bel trapano. Ragazzi, è una figata, perché adesso vi faccio vedere, se allentiamo leggermente qua sotto abbiamo la possibilità di andare a regolare, vedete, il trapano in questo modo qua, e addirittura se allentiamo qua abbiamo la possibilità di andare a ruotare il trapano in questo modo qua. Quindi siamo liberi di andare a lavorare in qualsiasi posizione. Inseriamo la presa e adesso proviamo a lucidare il terminale di questa moto, che è in alluminio. Allora, non ha grossi segni, ha questi colpetti qua sotto, penso fatti con i sassi della ruota posteriore, perché sarà montata così. Quindi io direi che possiamo andare a montare subito il disco A per andare a rimuovere i graffi più grossi e vediamo come si comporta. Per fissare quindi il disco Lux Metal di tipo A sul nostro mandrino è semplicissimo, perché Lux Metal ci fornisce questo perno con una grandissima rondella che andiamo a montare direttamente nel centro del disco. Andiamo a mettere quindi le due rondelle che tengono abbracciato bene il disco e poi andiamo a mettere il dado. Questo dado ha la particolarità, ve lo faccio vedere da questo lato qua, di avere la filettatura ovviamente al contrario, perché ragazzi, beh, non deve svitarsi assolutamente quando il trapano va in rotazione. Stringiamo e stringiamo poi forte con una classica chiave da 19 in questo modo qua e andiamo a montare il tutto sul mandrino. Serriamo quindi il mandrino in questo modo qua e siamo pronti ad utilizzare il nostro disco. Giusto due dritte per la fase di lavorazione, giri ovviamente 2005 massimo 3000 giri al minuto e poi un'accortezza. Ragazzi, quando andiamo a fare la lavorazione di lucidatura, se siamo da questo lato qua, il disco lo facciamo ruotare verso il basso. Se invece lavoriamo dal lato opposto, il disco lo facciamo ruotare così. Questo perché? Perché quando il disco va a fare l'abrasione sul pezzo, le schegge, i particolari, devono andare assolutamente in basso e non essere sparati in alto. Comunque sia, proteggiamo sempre la vista e proteggiamo le manine con un paio di guanti. Procediamo impastando il disco. Prima di procedere vi faccio vedere lo stato di questo terminale.
ed ecco il risultato soltanto con il disco A, quindi con la pasta quella hard. Guardate il risultato superiore, guarda che bello il terminale. Adesso mettiamo il disco B e andiamo a fare la lucidatura. Smontiamo quindi dal trapano il disco A. Guardate come si è già un po' più uniformato rispetto a quando l'abbiamo usato soltanto ieri il disco, perché fuori di lavorare ovviamente l'usura è praticamente costante su tutto il suo perimetro. Prendiamo una chiave da 19 e andiamo a svitare, ricordatevi al contrario, il dado, sfiliamo via quindi questo disco e andiamo a mettere il disco B, che vi ricordo è un disco fatto di cotone, disco lucidatura metalli soft. Mettiamo la rondella in questo modo qua e avvitiamo al contrario. Stringiamo sempre con la chiave da 19, lo stringete fortissimo, basta così, un giro e mezzo. E andiamo a montarlo sul mandrino. Ragazzi, se vedete che durante la lucidatura c'è un eccesso di pasta, come in questo caso qua, dobbiamo semplicemente scaricare il disco dalla pasta abrasiva. Come facciamo? Prendiamo un semplicissimo lamierino, mandiamo in rotazione. Perfetto, in questo modo qua andiamo a scaricare l'eccesso di pasta sulla superficie del disco. Bene ragazzi, questo è il grado di lucentezza, guardate che spettacolo. Adesso mettiamo il disco C e andiamo a fare ancora un'ulteriore lucidatura, perché la voglio vedere al massimo della lucentezza. Guarda che bella. Secondo me quando restituirò questo 3000 non ci credo, dirà sicuramente che l'avrò comprato nuovo. Guardate che spettacolo ragazzi, a specchio. Ok, sfiliamo via quindi il tampone, mettiamo il dado. E andiamo a prendere il disco C. Inseriamo il perno contro rondella. Che figata, raga, sono gasatissimo quando vedo che i prodotti funzionano, è troppo bello, troppo bello. Tra l'altro vi ricordo che è un'azienda made in Italy, Lux Metal. Sotto in descrizione vi lascio il link dell'azienda, perché fanno anche altre robe carine. Stringiamo quindi di nuovo il trapano. E apriamo la pasta C, andiamo in rotazione e impastiamo. Vi faccio notare una cosa, guardate quando il disco è nuovo, questo l'ho usato pochissimo, come inizia a sfilacciare. È normalissimo ragazzi, non è segno di una scarsa qualità del disco, è il disco che si deve assestare, perché vi ripeto, sono dischi fatti con questo qua ad esempio è quello fatto con il cotone, quindi il cotone normalmente si sfilaccia, quando viene impastato e quando inizia a lavorare vi assicuro che sparisce
questo effetto. Io ragazzi direi che si raggiungono dei risultati veramente ottimi. Per essere un terminale di una moto va più che bene. Io non farei neanche più il passaggio con il disco FL con la ultra fine, perché direi che non è il caso per un terminale di una moto due tempi da cross. Consiglio ragazzi vivamente a tutti l'acquisto di un kit del genere, completo con tutti i dischi, perché prima o poi ci sarà la necessità di lucidare qualcosa con dei risultati veramente ottimi. Adesso io vi ho fatto vedere soltanto la lucidatura di un terminale di una moto, perché se no faremmo un film, ma sicuramente nei prossimi video vi farò vedere tantissime altre chicche. Con questo kit di dischi e di paste possiamo anche andare a togliere la classica opacizzazione che si forma sul policarbonato dei fari. Io ad esempio, se vi ricordate, avevo fatto già il video di un restauro dei fanali anteriori di una Fiat Bravo, ma spruzzando. Questa volta ve lo farò vedere sui fari anteriori del camper, che sono in policarbonato anch'essi. Faremo il trattamento Lux Metal e andremo ad asportare tutta la patina di ossido che si forma sul policarbonato e poi rende quei fari brutti, gialli, opachi. Bene ragazzi, siamo arrivati al termine di questo video. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qua e vi ricordo che sotto nella descrizione del video vi lascio il link di Lux Metal, così potete andare a curiosare altri prodotti che fanno, e poi vi ricordo che vi lascio sotto anche il link se volete andare ad acquistare il set completo di questi dischi con le relative paste. Vi lascerò anche poi il link del supporto e del perno centrale per andare a montare il disco sul trapano. Guardiamo il risultato finale che siamo riusciti ad ottenere soltanto con il disco A, B e C, spettacolare, vi ricordo che era di alluminio grezzo e sembra quasi cromato. Adesso andrò a portarlo al proprietario e sicuramente anche lui andrà ad acquistare il kit di dischi e paste di Lux Metal. Se sei arrivato fino qua io ti ringrazio, iscriviti al canale, condividi questo video con i tuoi amici e ringrazio personalmente Lux Metal per la collaborazione con il canale YouTube Il Tubo di Beppe. Questo video termina qua e noi ci vediamo prossimamente con altre lucidature di Lux Metal in un prossimo video. Ciao ragazzi!